Salve a tutti gli amici di Tech Different, eccoci qui con l'unboxing e la recensione di Free Your Time Smart Band Fit Prime, abbreviato. Qui vediamo la confezione con le funzionalità, anche di vibrazione in ricezione di chiamate e anche SMS. Vi ricordo che quando riceviamo chiamate abbiamo anche la possibilità di visualizzare il numero di telefono. Sul lato posteriore troviamo anche un codice QR. Andiamo ora a vedere il dispositivo. Eccolo qua, il cuore con la scritta Free Your Time sul lato posteriore. Sul lato ovviamente del display abbiamo il display con il tasto touch a sfioro che ci permette di accedere alle varie funzionalità. Qui abbiamo i due ingressi per la ricarica. Vi ricordo che questo dispositivo è waterproof fino ad 1 metro di profondità per 30 minuti. Qui abbiamo il braccialetto nero in gomma, ma con questa pratica clip per agganciarlo in alluminio, davvero molto ben fatto. Vedete che si aggancia molto molto bene. Devo dire che molto resistente anche. Poi, continuando con l'unboxing, troviamo ovviamente l'alloggiamento per la ricarica del cuore dello smart band. Vi faccio vedere come inserirlo. Eccolo qua, con i due tappini che vanno accoppiati agli altri della ricarica con l'ingresso USB classico, logicamente. Continuando con l'unboxing, abbiamo il certificato di garanzia, abbiamo un praticissimo manuale di utilizzo, come potete vedere, con anche le immagini esplicative molto molto semplici, e qui abbiamo anche codice QR per scaricare l'applicazione sul nostro smartphone o tablet, che sia esso iOS oppure Android. Quindi basta utilizzare un'applicazione che legga i QR per scaricare l'applicazione Fit Prime, si chiama. Comunque la vedremo in seguito. Abbiamo anche la user guide in inglese, stessa guida però in inglese, quindi multilingua. Ora andiamo a mettere via questi manuali, chiudiamo la scatola e andiamo a vedere anche altri due braccialetti che Free Your Time ci ha concesso di provare, ovvero questo grigio, vediamolo un attimino, eccolo qua, e poi un altro per un pubblico femminile, rosa, eccolo qua, davvero delle belle colorazioni. Quindi abbiamo la possibilità di averlo nero, che è ovviamente unisex nella scatola, e poi anche rosa e grigio. Eccoli qua, davvero molto ben fatti. Ora mettiamo tutto a posto e passeremo ora alla nostra recensione completa, nonché anche vedremo l'applicazione come utilizzarla al meglio. Comunque è molto molto semplice. Questo è il nostro tracker. Vi ricordo ovviamente che abbiamo anche questo braccialetto nero, possibilità di avere il braccialetto nero. Sulla scatola abbiamo il bollino nero che corrisponde alla colorazione del braccialetto selezionato in fase di acquisto. Bene, rieccoci con la recensione suddivisa in due parti. Ora parliamo del cuore di Free Your Time e poi parleremo dell'interazione appunto tra il tracker e l'applicazione dedicata, in questo caso su Android parleremo. Comunque l'applicazione Android ed iOS sono similari, cambiano solo poche cose. Andiamo subito a dirvi che questo tracker è waterproof fino ad 1 metro di profondità per circa 30 minuti e la batteria ha una durata di circa 4-5 giorni senza la sincronizzazione automatica attiva, ma di questo ne parleremo
durante l'interazione del dispositivo con l'applicazione dedicata. Facendo tap sul tasto tondo a sfioro abbiamo l'orario con la batteria, eccolo qua. Facendo un altro veloce tap abbiamo anche la data, 2 giugno, quindi lavoriamo anche in questa giornata di festa per voi. Abbiamo poi un timer, i contapassi, la distanza percorsa, le calorie bruciate. Vedete che facendo tap si ritorna sempre ai vari settaggi. Qui abbiamo il cronometro, ovviamente, poi abbiamo la fotocamera. Con questa potremo appunto comandare la fotocamera del nostro dispositivo. Dunque potremo accedere direttamente alla fotocamera, però con l'applicazione Fit Prime aperta. Vedete questo movimento dell'icona fotocamera, significa che sta accendendo la fotocamera del nostro dispositivo. Comunque la vedremo più avanti. Passando poi al prossimo utilizzo che se ne può fare, ai prossimi comandi che abbiamo, sono i comandi del lettore musicale. Vedete, abbiamo la possibilità di passare da un brano all'altro, play, pausa, e dovremo avere anche in questo caso l'applicazione non Fit Prime aperta, ma l'applicazione musica, e questo ci permette di comandare tranquillamente tramite questo tasto a sfioro, tenendo pigiato leggermente. Vedete che possiamo scorrere fra i vari comandi, tenendo pigiato per un secondo abbiamo la possibilità di attivare e disattivare il tasto play pausa o saltare da un brano all'altro. Ma andiamo ancora avanti a vedere le altre funzionalità, ovvero la possibilità di ritrovare il nostro smartphone. Magari ci siamo dimenticati in camera da letto, ma lo cerchiamo in un'altra stanza e non lo troviamo. Allora con questo applicativo potremo far emettere un suono al nostro smartphone o tablet in modo tale che lo possiamo ritrovare, tutto tramite il nostro tracker Free Your Time. Davvero interessante questa impostazione del dispositivo. Vi dico subito che il suono varia da Android ad iOS, varia leggermente, comunque la funzionalità è davvero molto molto utile. Andiamo avanti tappando ancora il nostro tasto a sfioro, touch, andiamo avanti. Abbiamo ora la possibilità di riavviare il tracker, andiamo a riavviarlo, vedete parte un countdown, oppure se teniamo premuto per un secondo si riavvia subito, cioè si spegne subito. Per riavviarlo teniamo premuto per 3-4 secondi e si riavvia davvero molto molto velocemente. E infine abbiamo il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Tappando velocemente possiamo selezionare on off, come abbiamo visto anche prima, e tenendo premuto un secondo si ripristina alle impostazioni di fabbrica, appunto. Bene, direi che per quanto riguarda il focus sul tracker abbiamo finito. Ora andremo a vedere la sua interazione con l'applicazione Android Fit Prime. Benissimo, eccoci qua con il nostro smartphone Android, l'applicazione installata Fit Prime, di Free Your Time. Qui a sinistra abbiamo il nostro dispositivo, che spostiamo un attimino sulla scatola, lo andremo a vedere un attimino più avanti. Vediamo ora l'applicazione, la dashboard, che ci permette di visualizzare il dispositivo connesso e le varie statistiche che ovviamente sono anche dettagliate. Andiamo a vedere appunto il dettaglio. Qui abbiamo il grafico con i passi, in questo caso passi giornalieri della settimana, di questa settimana, della settimana precedente e via discorrendo. Tappando sul grafico abbiamo la possibilità di vedere il grafico settimanale, mensile o annuale, e tappando su ogni grafico, vedete, possiamo vedere i passi effettuati di preciso.
vedete 3576 al 31 maggio, per esempio. Andiamo indietro, stessa cosa per la distanza percorsa, grafico principale giornaliero, e poi tappando su di esso potremo vedere le statistiche settimanali, mensili e annuali. La stessa cosa per le calorie, andiamo a vedere quante calorie abbiamo bruciato di preciso, 100 calorie. Tornando indietro andiamo a vedere le statistiche sul sonno, scusate, qui ho sbagliato a tappare io, eccolo qua, abbiamo questo grafico davvero molto molto interessante e completo di tutto, con la modalità DIP, ovvero quella selezionata in blu, che in pratica sta ad indicare sonno profondo, light ovviamente sta ad indicare sonno leggero, e awake siamo svegli o quasi svegli, magari quando andiamo in bagno oppure ci giriamo più volte nel letto, ce lo segnala. Qui abbiamo anche i vari orari di inizio di monitoraggio del sonno, inizio e fine, e anche le statistiche di quanto abbiamo dormito. Davvero completo questo grafico, nonché gli orari di inizio e fine, anche la durata del nostro sonno. Ovviamente potremo vedere anche tutti i giorni precedenti. Andiamo avanti, tappiamo su Prime, dalla dashboard abbiamo il dispositivo collegato e tappando ancora su di esso abbiamo questo menu di configurazione che ci permette di configurare il dispositivo, se sincronizzarlo automaticamente, come ho detto in precedenza, tramite l'applicazione aperta in background, e questo va a consumare di più la batteria perché si sincronizza più volte durante il giorno, molte volte, e quindi la durata della batteria subisce un drastico calo. Nonché possiamo attivare e disattivare le varie notifiche e impostazioni come anti-lost per recuperare lo smartphone se l'abbiamo smarrito o ce lo siamo dimenticati in un'altra stanza, le chiamate in entrata, gli sms, la possibilità di controllare la fotocamera e il lettore musicale. Poi abbiamo anche le notifiche WeChat su Android, come possiamo vedere. Su iOS non ci sono questi ultimi due, QQ Notification e WeChat. Andiamo ora indietro, torniamo indietro. Qui possiamo, volendo, settare anche un nuovo dispositivo, sempre della Free Your Time. Andiamo ora al menu laterale che ci permette di accedere al nostro account e modificarlo con i nostri dati personali, logicamente non ve lo faccio vedere. Device invece ci permette di vedere il dispositivo connesso, che è questo che abbiamo visto prima. Poi abbiamo le sveglie sono silenziose logicamente con la vibrazione del braccialetto. Possiamo aggiungere delle sveglie tappando sul tasto più oppure sul tasto centrale Add New Alarm. Possiamo dare un nome per ogni sveglia, abbiamo lo switch per attivarla e disattivarla e ovviamente l'impostazione dell'orario, nonché la possibilità anche di personalizzare la vibrazione e poi anche selezionare i giorni della settimana in cui attivare questa sveglia, senza attivare e disattivare lo switch. Quando usciremo ci chiede se vogliamo salvare o meno la sveglia, e qui nella schermata principale avremo tutte le sveglie programmate. Ora abbiamo Activity Reminder, e in pratica serve a ricordarci di fare moto. Questa funzionalità secondo me è molto utile per chi pratica attività sportiva con sessioni di allenamento predefinite. In pratica avvisa che il periodo di riposo tra una sessione e l'altra di allenamento è terminato, e quindi di riprendere appunto a fare l'allenamento, che sia esso una camminata veloce, una corsa o una camminata normale, è indifferente. Quindi davvero molto molto interessante. Possiamo impostare intervalli che vanno da un minuto fino anche a ore, e possiamo anche impostare i giorni della settimana. Vi ricordo di tappare sulla sincronizzazione per rendere effettive le
modifiche sul tracker, ovviamente. Poi abbiamo la sezione Help che ci dà la Kickstart Guide. In pratica ci viene mostrato come utilizzare il tracker con queste immagini molto molto chiare, grandi, a colori, fatte davvero bene, azzeccatissima l'idea di mettere queste immagini anche sull'applicazione. È scritto in inglese ma si capisce benissimo. Poi abbiamo gli update sia dell'applicazione che del firmware del tracker. Basta fare tap su check firmware e si connetterà al server per vedere se c'è una nuova versione del firmware ed eventualmente aggiornarlo. Torniamo indietro. Ovviamente abbiamo anche l'opzione logout per uscire dall'applicazione. Ora andremo a vedere come si comporta l'interazione fra uno smartphone e appunto il Fit Prime, Free Your Time Prime. Andiamo ad accedere alla modalità fotocamera. Eccola qua, vedete che si è subito attivata. Vi ricordo ancora una volta che dovete tenere aperta l'applicazione Fit Prime sul vostro smartphone. Abbiamo il tasto centrale per scattare fotografie, lo switch per cambiare fotocamera posteriore, anteriore e viceversa, il flash automatico, manuale o off, tasto per registrare un video e l'accesso alle fotografie scattate. Devo dire che l'applicazione fotocamera varia in base al sistema che sia esso Android o iOS. Su iOS è leggermente diversa l'interfaccia grafica. Torniamo indietro e andiamo ora a vedere il controllo musicale. Dobbiamo anche in questo caso tenere aperta l'applicazione musica, in questo caso Google Play Music. Vedete, io sono sulla traccia 2 ed è in pausa. Accedo, spostiamo lo smartphone sopra e teniamo il tracker sotto in modo tale che potete vedere come fare. Accedo ai comandi, seleziono play, tengo premuto per un secondo e vedete che è andata in riproduzione. Seleziono pausa e va in pausa. Tutto questo sul nostro polso. Davvero molto molto interessante. Andiamo magari alla traccia successiva e vedete che parte la traccia successiva. Andiamo in pausa. Davvero interessante e devo dire un fitness tracker che, come ho detto anche in un tweet recente, non è solo un fitness tracker ma ci rimanda notifiche anche delle chiamate e degli SMS e controlla, ci dà appunto la funzionalità di controllo della fotocamera del dispositivo nonché di controllo del lettore musicale. L'unica restrizione è che per controllare la fotocamera, come ho detto in precedenza, dovete tenere aperta l'applicazione Fit Prime e per controllare la musica tenere aperta l'applicazione musicale. Qui andiamo a farvi vedere ancora la possibilità di attivare o disattivare le varie notifiche. Come ho detto prima, su Android abbiamo anche la possibilità di attivare le notifiche WeChat. Applicazione che è molto ben fatta, semplicissima da utilizzare anche se è in inglese, un ottimo lavoro. Speriamo che venga tradotta in italiano in modo tale che eventualmente chi non comprenda appieno l'inglese abbia un migliore accesso all'applicazione, anche se è facilissima, anche visibilmente si vede subito che è molto molto semplice da capire anche per chi non conosce l'inglese. Bene, ringraziamo Free Your Time che ci ha inviato questo smartband, ringrazio anche voi per la cortese attenzione, un saluto a tutti e alla prossima, ciao!